Questo è il video numero 10 del corso di incorniciatura conservativa realizzato dalla Rinaldin. Il corso, costituito da 14 video, è stato curato e presentato da Mal Reynolds, che è un'autorità riconosciuta in questo settore. Una delle regole fondamentali dell'incorniciatura conservativa è che il vetro deve essere distanziato dalla stampa incorniciata. La condensa che si crea all'interno del vetro potrebbe infatti danneggiare irrimediabilmente la stampa. Inoltre, in determinate circostanze, la stampa potrebbe aderire completamente al vetro. Questo succede specialmente con le fotografie. Il passepartout serve a distanziare il vetro dalla stampa. In mancanza di un passepartout, bisogna utilizzare dei distanziatori. Nella conservazione di opere d'arte su carta, la luce solare è il problema più grosso e più difficile da evitare. La radiazione di raggi ultravioletti causa i danni più rilevanti e quindi è necessario adottare un tipo di vetro che abbia la capacità di respingere queste radiazioni. Il vetro TrueView, fabbricato negli Stati Uniti, risponde a queste esigenze. In particolare, la TrueView produce tre tipi di vetro che sono adatti per la incorniciatura conservativa. Tutti i tre vetri sono dotati di un rivestimento che blocca il 97% dei raggi ultravioletti. Il vetro Conservation Clear ha la trasmissione della luce al 90% e la riflessione della luce all'8%. Anche il vetro Conservation Reflection Control ha la trasmissione della luce al 90% e la riflessione all'8%. La sua caratteristica principale, però, è il trattamento chimico su un solo lato, che consente di ridurre il riverbero assicurando una superiore chiarezza rispetto ai normali vetri antiriflesso trattati da entrambi i lati. Tale trattamento consente una perfetta visione del quadro incorniciato anche se il vetro è distanziato dal quadro. La caratteristica del Conservation Museum, invece, è quella di consentire la massima trasmissione della luce al 96% ed eliminare quasi completamente il riflesso. Questa cornice mostra un campione per ognuno dei tre vetri. Questo è il Conservation Clear. Nel mezzo c'è il Conservation Museum e alla destra c'è il Conservation Reflection Control. Se muovo leggermente la cornice, vedete meglio la differenza tra i tre vetri. Qui mostro una lastra di vetro con dietro un cartone di colore chiaro per evidenziare meglio la scritta che è stampata sul bordo inferiore del vetro. La scritta contiene la frase This side faces artwork, score opposite side, e cioè questa facciata della lastra deve stare contro la stampa incorniciata. Tagliate il vetro dall'altra facciata. Questo significa che il rivestimento antiraggi ultravioletti si trova sulla facciata che fronteggia la stampa incorniciata e quindi non bisogna incidere la lastra su tale facciata, altrimenti si corre il rischio di stracciare il rivestimento antiradiazioni. Troverete tutti i prodotti per l'incorniciatura conservativa nel sito www.rinaldin.it.